Bentrovati a TG Bergamo Primo Piano, siamo qui questa sera con Giancarlo Calzetta, presidente del Circolo Astrofili Bergamaschi, buonasera. Buonasera. E Assunta Rota, coordinatore della divulgazione, buonasera. Buonasera. Allora, innanzitutto, per chi non lo sapesse, come e quando è nato questo circolo? Ma il circolo è nato come associazione di appassionati già nel 1970, in realtà, attorno agli anni 70, ed era semplicemente un manipolo di ragazzi che si incontrava e aveva la passione per le stelle. Poi effettivamente come statuto siamo arrivati alla definizione proprio di Circolo Astrofili Bergamaschi nel 98 e nel 99 poi abbiamo iniziato la costruzione e l'inaugurazione addirittura del nostro osservatorio astronomico che si trova a Ganda, una frazione di Aviatico, e che è stato costruito interamente proprio dai soci. E appunto, in merito a questo osservatorio, l'osservatorio delle Prealpi Orobie, quali sono le iniziative per quest'estate? Le iniziative di quest'estate sono molteplici e penso che Assunta, che è la nostra direttrice della divulgazione, possa elencarcele in maniera molto dettagliata. Beh, l'osservatorio delle Prealpi Orobiche resta aperto tutti i primi venerdì del mese, tranne il venerdì di gennaio, che solitamente cade nelle feste. E come serate, diciamo in più, abbiamo il 10 agosto, la notte di San Lorenzo, la notte delle stelle cadenti, e il 18, mentre abbiamo anche delle serate del pomeriggio per osservare il sole, e appunto il 10 saremo in piazza del comune a Selvino con dei telescopi per poter osservare appunto il sole. E come stanno andando finora questi appuntamenti? Ma molto bene, noi siamo purtroppo molto legati all'andamento meteorologico, quindi se il meteo è brutto, chiaramente l'affluenza è quella che è, anche perché i telescopi sono bellissimi a guardare le stelle, ma se è tutto nuvoloso, guardare le nuvole non è che abbia esattamente lo stesso fascino, insomma. Però diciamo che nelle serate buone riusciamo a concentrare circa 200 persone sullo spazio davanti al nostro osservatorio, circa 50 seguono la conferenza che viene tenuta all'interno della nostra sala conferenze. Nelle serate di grande afflusso questa conferenza viene ripetuta più volte perché chiaramente essendo la ricettività limitata andiamo appunto a ripetere le conferenze più volte, ma la cosa bella appunto è che si può stare direttamente fuori essendo già in montagna, il cielo è bello e quindi anche semplicemente guardando le stelle, c'è cioè comunque uno dei nostri addetti che illustra le costellazioni piuttosto che i vari oggetti già direttamente sul piazzale esterno. Poi si va anche su a guardare ovviamente con il telescopio principale oppure con gli altri strumenti messi sul piazzale lì davanti, insomma, e stanno andando molto bene. Teniamo presente anche che il Circolo Astrofili può organizzare anche delle serate su richiesta. Quindi, se ci sono dei gruppi particolari che vogliono effettivamente visitare l'osservatorio piuttosto che organizzare una serata di divulgazione astronomica per i propri interessi, possono chiamarci e troviamo un accordo, insomma. Perfetto. E per partecipare, chi può partecipare e che attrezzature servono? Allora, diciamo che può partecipare chiunque, dal bimbo al nonno. Non servono attrezzature particolari, scarpe comode e un golfino, calcolando che siamo a 1200 metri d'altezza. E niente, essere un pochino appassionati di ciò che il nostro cielo ci mette a disposizione. Infatti la serata tipo per noi si compone in una piccola conferenza, una descrizione del cielo e appunto, come diceva Giancarlo, l'osservazione poi nei telescopi. Penso di poter esprimere il parere di tutto il gruppo divulgazione dicendo che basta soltanto che un paio di persone tornino la volta dopo, che per noi è una grande soddisfazione. Adesso abbiamo la serata delle stelle cadenti. Stelle cadenti che, come sappiamo, non sono stelle, ma frammenti di polvere, solitamente di comete. E anche se il punto, cioè diciamo il culmine è il 12 agosto, viene ancora per tradizione ricordato il martirio di San Lorenzo. E per chi volesse guardare le stelle a Bergamo, l'osservatorio può essere una soluzione anche per evitare l'inquinamento luminoso? Allora, fino a qualche anno fa avrei detto sì. Adesso purtroppo anche il nostro osservatorio subisce un pochino di inquinamento. Però venerdì scorso che eravamo aperti c'era un cielo fantastico e si vedeva perfino la Via Lattea, quindi una cosa molto bella. Sì,
Sì, diciamo di sì. Certo, cercare luoghi bui meglio. È sempre meglio, certo. Però diciamo che comunque rispetto a Bergamo è tutta un'altra cosa, nel senso che qui da Bergamo si vedono a volte le costellazioni maggiori quando si è fortunati. Su Aganda invece chiaramente le costellazioni sono sempre tutte lì, la Via Lattea è lì, a seconda della trasparenza del cielo subiamo più o meno l'inquinamento della Valpadana, insomma, che comunque è una fonte di inquinamento luminoso purtroppo molto molto potente. La si vede chiaramente dallo spazio. Parmitano, che è il nostro astronauta che sta al momento è di servizio sulla Stazione Spaziale Internazionale, ha fatto diverse foto dalla Stazione Spaziale e di notte si vede proprio la luce che emerge dalla pianura padana, che è veramente forte e dà molto fastidio a noi astrofili. Per fortuna andando su in montagna si riesce a mitigare questa cosa e quindi anche dal punto di vista dell'inquinamento luminoso in montagna se ne soffre molto meno. Rispetto a Bergamo è tutta un'altra cosa. Una cosa importante, di Luca Parmitano, in questo mese si riuscirà a vedere passare parecchie volte la ISSA. Sì, se uno la Stazione Spaziale Internazionale si può vedere passare a occhio nudo, in realtà non solo questo mese, ma durante tutto quanto l'anno. Sì, ma questo mese c'è... E quindi si riesce a... Volendo si può anche fotografare, l'abbiamo anche fotografata come attività tra i soci. Siamo riusciti anche a organizzare delle osservazioni al telescopio della Stazione Spaziale, perché essendo piuttosto vicina, orbita a 300 km circa dalla Terra, con un telescopio si riesce proprio a vedere la sua struttura man mano che passa, e quindi è una visione molto molto particolare. Abbiamo anche una cosa importante da dire, che quando facciamo le osservazioni in piazza con i telescopi solari non riusciamo a vedere, appunto, ho visto passare prima un esempio delle riprese solari che facciamo, si riesce proprio a vedere il Sole, eccolo, in tutto il suo splendore, e lo si vede proprio così, con tutte quante le esplosioni sul bordo piuttosto che le strutture sulla superficie, che è un'esperienza particolare, perché chiaramente è una cosa che non succede tutti i giorni, poter vedere la nostra stella, perché ne siamo abbagliati, e quindi è una cosa che consiglio a molti. Il 10 siamo a Selvino, sì, Piazza del Comune. Esatto, e l'apertura successiva che ha l'assunta, scusami, il 18, giusto? Il 18, pomeriggio e sera comunque. Esatto, siamo in osservatorio per mostrare anche il sole. Perfetto, ma i bergamaschi quanto sono appassionati di osservazioni? Quanti iscritti avete? Allora, noi abbiamo tanti iscritti, siamo una sessantina di iscritti, purtroppo c'è poco ricambio, nel senso che buona parte di questi iscritti sono gli stessi che c'erano negli anni 70, questo è un vero peccato, perché mi rendo conto che purtroppo non è neanche tanto colpa dei giovani, ma come fai a innamorarti di qualcosa che non vedi? Cioè, dalla città non vedi più il cielo, come fai a subirne il fascino? Poi una volta si parlava tantissimo di spazio, astronomia, c'era Quark con Piero Angela che ha fatto crescere generazioni di appassionati di stelle. Adesso c'è il figlio che è molto più interessato alla storia che non alla scienza, e quindi diciamo che il peso si è proprio spostato sull'intervisione, sugli interessi, e quindi c'è meno interesse purtroppo da parte dei giovani, e questo si riflette un po' sull'età media del nostro circolo. Però anche per i giovani noi ogni tanto qualcuno riusciamo a tirarlo su. Abbiamo tantissime iniziative, possiamo vedere, appunto, possiamo fare dei corsi di astrofotografia, possiamo fare delle osservazioni anche particolari, appunto, come quella della Stazione Spaziale Internazionale al telescopio. Facciamo diverse conferenze di divulgazione presso anche le scuole e i comuni che ce lo chiedono, quindi diciamo che le attività non mancano, purtroppo i giovani non sono tantissimi. Okay. Diciamo che c'è riscontro, cioè i giovani quando vengono ci ascoltano, guardano, sono incuriositi e attirati, però anche manca forse una spinta anche sotto un punto di vista della scuola, ecco, diciamo un po' di tante cose. Ricordiamo come ultima cosa i vostri contatti per chi volesse informarsi. Allora, il nostro sito internet è www.astrobg.org. E lì ci sono tutti quanti i contatti per entrare direttamente in contatto con Assunta o con me, e si possono chiedere informazioni sulle serate pubbliche piuttosto che anche semplici curiosità, anche per iscriversi al circolo o semplicemente per venire a trovarci presso la nostra sede. Noi ci troviamo a Curno tutti i mercoledì sera, e quindi magari farsi un'idea di che cosa si può fare al circolo astrofili. Insomma, ad agosto non ci troviamo a Curno perché è chiuso fra virgolette per ferie, però durante tutto il resto dell'anno ogni mercoledì ci troviamo. Perfetto, il tempo a nostra disposizione terminato, ringraziamo Giancarlo Calzetta e Assunta Rota per essere stati con noi, e auguriamo ai gentili telespettatori di Video Bergamo una buona serata. Grazie, buonasera.